Ciao a tutti! Oggi sono qui per fare un video di pulizia e organizzazione. E questo è un video molto speciale. E speciale perché? Perché è un video in collaborazione con altre amiche youtuber. Quindi io vi lascio qua nella descrizione il link di tutte le altre. Andate lì a vedere il loro canale. Iscrivetevi se ti piace, fai un like anche a loro, guarda tutti i video perché ci siamo messi insieme per fare una collaborazione di pulizia e organizzazione. Io vi dico già che loro hanno dei canali, guarda, non ti dico che belli canali che hanno loro. Quindi andate lì, lasciate un commento e dire così: guarda, io sono venuta della Marlinda, un bacione, salutatevi loro. Io vi ringrazio tantissimo da adesso. Quindi adesso iniziamo. Voglio farti vedere subito cosa userò per pulire il mio armadio, che è molto grande. Io faccio una parte perché, come vi ho detto già tante volte, non riesco a fare una pulizia tutta una volta sola. Io faccio sempre per zone, perché come ho la ernia di disco mi fa male e quindi non posso essere a fare tante cose in un solo giorno. Quindi adesso iniziamo, ti faccio vedere che prodotti userò e come pulisco e come organizzo il mio armadio in cucina. Per pulire l'armadio io uso acqua, ammoniaca e generalmente eu uso água e amoníaca, mas quando c'è bisogno, quando c'è molto sporco, eu uso anche um sgrassatore. Oggi usarò questo della Chantecler. Lui è ecodetergente, è quello biodegradabile, molto buono e a me piace tantissimo questo sgrassatore. Quindi è molto semplice: acqua e ammoniaca, pano in microfibra, un pano per asciugare e quando c'è bisogno una spugna con un sgrassatore. Vi faccio vedere qua il mio armadio, guarda, è molto grande, come vi ho detto. Faccio prima la ragnatela su, sono già qua, guarda, con tutti gli attrezzi, la scala, il mio tripod. Quindi inizio a pulire di là, da questa parte, e vedrò se riesco a pulire fino qua, perché veramente non riesco tutto. Guarda qua com'è, è molto grande. In un solo giorno non riesco veramente, magari, ma faccio piano piano, così vi faccio vedere tutto. Bene, sono salita su per farti vedere, guarda, pieno di aragnatele. La prima cosa che faccio è spazzolare qua. E questo armadio, guarda, è molto alto. Io guardo qua le pentole, quella che li uso solo tipo una volta ogni tanto. Ce l'ho qua questa, che è la mia pentola di fare la polenta. Questa lì di fare la pasta e spaghetti. E lì sotto metto tutte le medicine che devo mettere a posto tutto, che c'è un casino qua. E anche qui, guarda se riesco, anche qua le cose che io uso poco. Questa è per asciugare la insalata, quella lì da fare succo, quell'altra da sbattere le uova, fare una torta. Qua un'altra pentola. Questa la uso un po' di più. Questa pentola piccolina da fare couscous brasiliano, molto buona. E lì sotto è una pentola con un altro, una bacinella che la uso ogni tanto. Quindi metto a posto fuori e dentro, e questa parte qua, i bicchieri, dopo vi faccio vedere. Adesso iniziamo a pulire. Thank you.
Avete visto appena messo qua la pentola di fare la polenta? Questa pentola la uso una volta la domenica, quando principalmente d'inverno, passiamo tutto l'inverno perché Marcello piace tantissimo la polenta. Questa per fare spaghetti è molto bella questa pentola che c'è già, ho dove tu puoi sciogliere tutta l'acqua lì e è molto bella. Adesso metto a posto, guarda qua che casino che c'è. Le medicine, tolgo via quelle che non vanno più bene e vi metto tutto a posto. Questa parte ho già finito lassù, qua la porta, mamma mia, com'è alto, tutto finito. E voglio parlare della importanza di sistemare sempre il posto dove tu tieni le medicine, perché ogni tanto bisogna pulire e bisogna anche lasciare davanti quelli che tu usi di più e mettere via quelli che sono scaduti. Guarda quante cose io devo mettere via. Ci sono flaconi qua pieni, come questo è pieno qua, guarda, proprio pieno. Questo c'è poco poco, però devo mettere via questo, guarda. C'è ancora qualcosina, però devo mettere via perché è scaduto. Questo è pieno perché era quando Marcello aveva problema nel cuore, adesso non lo ha più. Quindi ci sono, ogni tanto bisogna fare quella pulizia lì e guardare bene se c'è la data di scadenza, va bene. Bene, adesso sono qua su perché ce l'ho questi vetri qua che lo lascio per mettere quando faccio ragù. Allora io ce l'ho già qua separato un po' di vetri anche quando faccio qualche video fai da te. E lì indietro ce l'ho ancora quelli le posate, quelle che non vanno più bene, ma non so perché non ho messo via. Va bene, dai, le ho lasciate lì. E qua c'è un po' di casino, devo sistemare. Qua lascio sempre le cose che prendo nuove, che non ho ancora usato, le cose che mi servono quando vado a fare qualche tavola più bello così. E qui voglio mettere bene a posto, voglio pulire bene, che è dove metto i piatti. Anche qua dove lascio i bicchieri e voglio pulire questo qui. Allora andiamo al lavoro. Ho cambiato qua, ho trovato i tappi che non c'erano per quei vetri lì, ho sistemato qui, ho lavato anche qua, ho pulito tutto, ho lavato questa sotto, guarda com'è bella pulita. Avete visto che ho usato via cal, giustamente perché questa non prende i bicchieri, è sotto per prendere l'acqua, quindi per andare via calcareo solo con via cal.
Qua non è sporco, è proprio che è rovinato già l'armadio. Questo è tanti anni che abbiamo questa casa. Quando sono sposata con lui c'era già, quindi è rovinato proprio dell'acqua anche qua. Guarda, non è sporco. Quindi ho pulito tutto qui. Adesso sistemi i bicchieri a quelle che lascio qui. Pulisco i vetri. Qua, che guarda, è sporchissimo qua. Pulisco i vetri e allora sistemo qua. Bene, a me piace far vedere la vita reale. Guarda, io ho cambiato l'acqua non lo so quante volte, mille volte per dire, ma tantissime. Guarda, avevo quasi questa bottiglia piena. Guarda, è qua la ammoniaca perché l'ho usata proprio tanto. Ho sporcato tutto questi, c'è qua l'acqua ancora sporca. Questa spugna è quella che ho usato per lavare con Viacal, quella lì è da lavare i piatti e questa è una spazzola che la uso ogni tanto quando le cose sono troppo alte qua a casa. Quindi ho finito questa parte, avete visto? È uscita benissimo veramente, vediamo dentro. Guarda, fa pietà aprire perché non voglio sporcare più. È così bello pulito, guarda. Dentro tutto a posto, sistemato come piace a me. E ci chiudiamo qua. Anche questo, tutto a posto, sistemato tutto, bello pulito. Per le mantonelle che mi chiedono sempre come mai le mie brillano tanto. Io ho pulito, non lo so se avete visto, ho usato niente, un panno umido con acqua e ammoniaca e un asciutto, più niente, solo questo e loro rimangono così, belle brillanti. Quindi questo è il video, io vi chiedo ancora una volta, andate lì giù nella descrizione a vedere tutti i canali delle mie amiche youtuber. Perché sicuramente hanno fatto dei bellissimi video. Vi aspetto adesso nel canale di lei. Mi auguro che ti sia piaciuto questo video. Non dimenticare il mio like. Un bacio. Alla prossima. Ciao.